Mi spiace che sia stato bocciato l'emendamento dell'onorevole Binetti, che era il primo che abbiamo discusso, perché conteneva garanzie di segretezza che mi pare non sarebbero inopportune. Chi viola il dovere di riservatezza, a quali sanzioni è esposto? Il 228, anch'esso bocciato, mi pare un po' affrettatamente, proposto da SEL, anch'esso conteneva, con modalità diverse, la medesima preoccupazione. Credo che sia importante che il diritto alla riservatezza venga garantito in modo più preciso, per esempio evocando il segreto d'ufficio, il 228, o nelle modalità che erano contenute nell'articolo 1. Non so se ci sia ancora la possibilità di tener conto di questa preoccupazione. Mi sembra che, speravo che ci fosse un emendamento della Commissione su questo, ma ancora non l'ho visto. Grazie. Grazie onorevole Buttiglione. È scritto a parlare il deputato Gigli, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Noi, pur condividendo l'equilibrio finale raggiunto attorno alla possibilità di interpello, che ci sembra tutto sommato di buonsenso, tenuto conto di quelli che erano i dati di partenza, pur condividendo, dicevo, l'equilibrio complessivo raggiunto per quanto riguarda questa legge, cioè la possibilità per la donna di confermare la sua volontà di mantenere l'anonimato al compimento del 18° anno, tuttavia riteniamo che su questo punto specifico della madre deceduta l'equilibrio raggiunto non sia sufficiente. Condividiamo quindi lo spirito degli emendamenti che adesso stiamo esaminando. La morte, infatti, a nostro parere, non cancella il patto con lo Stato, come è stato detto, ma soprattutto non cancella la trama di relazioni che una persona può aver instaurato nel corso della sua vita e soprattutto non ne cancella la volontà, al punto tale che ovviamente nei testamenti di questa volontà noi dobbiamo tener conto. Non cancella nemmeno il diritto alla riservatezza, che è previsto pure per coloro che sono morti. Allora, io credo che la morte debba essere rispettata. Debba essere rispettata anche per i sentimenti di coloro che restano, della famiglia nuova che magari questa persona si era costruita. Noi avevamo al riguardo un emendamento che andava nello stesso spirito e che per quel meccanismo che è stato richiamato dalla Presidenza e che io continuo a non aver capito perché si sia prodotto, quello della selezione, se non forse per risolvere alcuni problemi di qualche forza politica, perché tutto sommato per 20 voti in più questa mattina non sarebbe successo nulla di eversivo in quest'Aula. Tuttavia, ecco, proprio nello spirito del nostro emendamento, che andava nello stesso senso di quelli che sono stati appena adesso richiamati e che andiamo a votare, noi esprimeremo un voto a favore nella convinzione che il diritto all'anonimato della donna deceduta debba essere in ogni caso rispettato se non ha manifestato una volontà diversa. Grazie onorevole Gigli. Onorevole Locatelli, prego. Grazie Presidente. Anch'io, come il collega Gigli, trovo che il compromesso finale a cui siamo arrivati per una soluzione a questo tema tanto delicato sia un compromesso accettabile che ha tenuto conto dei diversi punti di vista. Ma trovo che questo punto specifico sulla negazione, sulla cancellazione della volontà di una donna quando questa è defunta, è proprio in contraddizione con la soluzione che insieme abbiamo costruito. È inaccettabile che il diritto alla riservatezza cada automaticamente con la morte, perché nella sostanza è un approfittare della morte di una donna per negarle il rispetto della volontà. Lo ha già detto bene la collega Zampa, la sacralità della morte che vale per chi crede e per chi non crede.